studenti polacchi e italiani a confronto sui temi della guerra, della deportazione e della resistenza. Il 4 ottobre si è svolto un incontro legato al progetto linguistico-culturale dell'Unione Europea, il Comenius, a cui hanno partecipato una sessantina di studenti del liceo della città polacca di Zamość e del liceo classico del convitto Umberto I di Torino. Due esperienze diverse, di due paesi molto diversi, con i giovani polacchi e torinesi italiani, con due paesi che hanno un periodo risorgimentale anche simile, seppur, come dicevo prima, molto diverso. Si parte dalla storia per ricordare la storia, la memoria, per capire cosa è costata la democrazia e la libertà. Dire Polonia per noi significa Auschwitz. Auschwitz era il più grande campo di sterminio che c'era, e quindi siamo legati a questo nome, e quindi siamo legati al nome della Polonia in questo senso qui, non per colpevolizzare la Polonia, per carità. Durante la mia prigionia ho conosciuto tanti uomini polacchi che avevano fatto la resistenza in Polonia ed erano finiti a Mauthausen anche loro. Incontrare i ragazzi polacchi è anche interessante,